Fa molto piacere per il risultato straordinario, fa molto piacere anche per come è stato conquistato, frutto di una squadra che ha messo impegno, sacrificio e rispetto magari ad altre squadre con finanziamenti molto più importanti, è riuscita invece ad imporsi ed è frutto di un lavoro di squadra. Un successo che vale doppio per CDA Volley Talmasson femminile che sbarca in A1 perché è l'unica squadra del mondo della pallavolo della regione che può fregiarsi di questo traguardo. Nel palazzo di Piazza Unità si è tenuta la conferenza stampa con la squadra e i suoi vertici per celebrare questo momento. Per noi insomma è un grande orgoglio per una piccola comunità, ma è un orgoglio di un intero territorio. Insomma, la nostra squadra ha spaziato dal comune di Talmasson, Salignano, alla Tisana, quindi un po' nella bassa friulana, quindi riteniamo che sia un vanto non solo nostro ma di un intero territorio, perché appunto siamo la prima squadra del Friuli Venezia Giulia ad andare in A1. Dunque uno sguardo agli obiettivi per il futuro. Diciamo che a livello logistico ci possiamo un po' esporre, comunque rimarremo nella bassa friulana, comunque si parla di Lignano e la Tisana come campo 1, campo 2 o viceversa, insomma lì lo stabiliremo un attimino meglio sulla base delle disponibilità, delle loro programmazioni che hanno anche all'interno con le altre società. Il mister è confermato, lo staff tecnico è confermato, qualche elemento della squadra rimarrà confermato, poi qualcuna ovviamente aveva già scelto altre strade precedentemente e altre scelte faremo anche noi, insomma, cioè sappiamo che è un livello molto alto e quindi di conseguenza dobbiamo farci trovare perlomeno pronti.